Ciao ragazzi, sono tornato. Secondo video di giornata, non immaginavo di dover fare un secondo video di giornata, ma alla fine siamo qua. Tra l'altro nel primo avevo affrontato alcuni argomenti come la conferenza stampa di Zaccaria o quella che probabilmente sarà la formazione, almeno secondo me, cercando di dedurre anche un po' a logica, immaginandomi le diverse situazioni dei calciatori della Juventus in questo momento. Oggi invece voglio portarvi un secondo contenuto che va a parlare di un po' di polemiche che ci sono state ieri e di un po' di polemiche che potrebbero arrivare poi, non tanto perché ne abbia voglia di parlare, ma per sottolineare alcune cose. La prima, quella già avvenuta, ovviamente riguarda la lista Champions. Ragazzi, ma mi è sembrato veramente assurdo dover leggere le polemiche riguardo alla lista Champions. Io qua ne avevo parlato nella giornata di ieri, nel video in cui vi spiegavo come la Juventus di Allegri avrebbe poi affrontato a livello di moduli e di schieramenti la rimanente parte della stagione, dicendovi che per un regolamento UEFA soltanto 3 cambi erano consentiti e quindi, dato che erano usciti Ramsey, Bentancur e Kulusevski, questi 3 escono, ne devono entrare 3, che sono Pellegrini, Vlahovic e Zaccaria. Ovviamente c'era il dubbio Caio Jorge e Pellegrini, però ragazzi, in questo momento secondo me è abbastanza logico che venga inserito Pellegrini piuttosto che Caio. Poi io ho visto anche il video di Chino, che ha fatto un video su questa cosa qua, sono abbastanza d'accordo con lui. È più scandaloso il fatto probabilmente che sia rimasto alla Juventus quando ormai pare di capire che non ci sia un gran futuro per il ragazzo, che Allegri non lo veda così di buon occhio. Il fatto che anche in Coppa Italia, dove magari ce l'aspettavamo un po' di più, anche da titolare se vogliamo, comunque nelle rotazioni, si è entrato a pochi minuti alla fine. Il fatto che sia entrato bene o male in una sola partita per giocare una buona porzione, cioè quella col Venezia, che gli è toccata una bocciatura vera e propria, perché lui entra per via dell'infortunio di Dybala, poi esce all'interno della stessa partita dopo aver sbagliato anche un gol facile e non aver creato chissà quale pericoli. Quindi una partita giocata male da Caio, ma è possibile che un giocatore che gioca male una partita, un pezzettone di partita, venga poi bocciato definitivamente? Probabilmente no. E qui entrano in gioco meccanismi diversi, quali il ragazzo probabilmente non è pronto per questa Juventus e per quel livello attuale della Serie A. E quindi io avrei visto di buon occhio un prestito in una squadra, magari già in Serie A, perché comunque stiamo parlando di un ragazzo che ha giocato anche la Libertadores, se ben ricordo. Quindi capisco che per quanto giovane abbia bisogno di crescere, rimanendo in questa Juve fa un po' fatica, anche perché se pensiamo che prima Morata era il titolare inamovibile, ora Morata potrebbe essere la riserva o comunque un giocatore titolare insieme a Vlahovic, Morata, Dybala, Ken, sto parlando proprio degli attaccanti. Caio lo vedo molto più lontano nelle gerarchie, quindi immagino che abbia senso l'esclusione dalla lista Champions. Mi dispiace che sia rimasto alla Juve, perché sarà complicato anche per lui, se aggiungiamo poi che ci sono altri giocatori dall'under come Soule e Aké che potrebbero essere impiegati anche in ruoli in cui siamo un po' più scoperti, cioè sugli esterni. La vedo dura per Caio da qui alla fine della stagione, di questo mi dispiace, ma la polemica sulla lista Champions, del perché non è entrato questo, perché non è entrato quell'altro, ragazzi, regolamento, è rimasto dentro Chiesa. Era logico che rimanesse dentro, perché non aveva senso toglierlo. Perché non succede, perché non succederà mai, ma se dovesse succedere, anche lui rimarrà all'interno della storia. Ronaldo il fenomeno, per dire, quando va al Milan e il Milan vince la Champions, non la vince effettivamente, poiché non in lista Champions, dato che l'aveva già giocata col Madrid in stagione. Quindi noi non succede, stiamo parlando che debba succedere. Però se dovesse succedere, povero Federico Chiesa che invece ne rimane fuori. Vabbè, questo proprio dettaglino, spiegazione molto veloce, anche proprio perché era un regolamento, l'avevo scritto su Instagram, ne avevamo parlato nei video, parlato su Twitter, quindi era prevedibile. Su Twitch stesso avevamo fatto la lista Champions completa, l'avevamo beccata. Vabbè, grazie Luca, dovevi fare 3 cambi da quell'altro, hai preso 2 giocatori, l'altro è Pellegrini, bravo, l'hai beccata, complimenti. Invece voglio parlare di qualche polemica preventiva, e mi attacco alla conferenza stampa che fa Allegri pre-Supercoppa con l'Inter. E cioè, non deve scalfirci niente, perché domani ci saranno 2 risultati, vincere o perdere, per quanto riguarda la Supercoppa. Io aggiungo che ce ne sarà un altro col Verona, cioè il pareggio, ma il risultato non dovrà scalfirci. Perché io so come sono i miei polli, perché io sono il primo pollo, sono il sindaco dei polli e mi metto in prima fila. Ma soprattutto di fronte a un campionato come un mercato come questo, è un campionato in cui la Juve non sta andando proprio bene, infatti siamo quinti in classifica, il tifoso della Juve cosa si aspetta ora? Una fila incredibile di risultati, e non più un risultato utile, anche considerato il pareggio, ma i 3 punti.
Quindi sia in caso di vittoria, sia in caso di sconfitta, chiedo, invito la calma a rimanere con i piedi per terra. Perché io lo dico tranquillamente, mi aspetto pure un gol di Vlaovic nella partita con l'Hellas Verona. Non dovesse arrivare il gol di Vlaovic, non iniziamo con ecco, abbiamo preso Vlaovic e non fa gol. Dovesse farne 4, non iniziamo come questo è meglio di Cristiano Ronaldo, perché capite che sono gli estremi, stiamo parlando di estremismi. Rimaniamo concentrati sul fatto che quella col Verona sarà la prima partita che affronterà la nuova Juve e che quella partita che andremo a vedere né da una parte né dall'altra sarà la verità. La verità si costruirà con un insieme di partite che andremo a giocare da qui alla fine del campionato. Poi, ve l'ho detto anche nel video di oggi, ci sono alcune difficoltà di formazione in questo momento, alcuni giocatori che rientrano, alcuni giocatori che non sono pronti, Alessandro che c'ha il Covid, alcuni giocatori che sono squalificati, quindi è anche difficile iniziare un incastro con una nuova squadra in questa situazione, ma soprattutto io dico, l'ho già ribadito tante volte, Allegri non ha più giustificazioni, nel senso che non potrà nemmeno avere dei mesi di rodaggio per questa nuova configurazione di Juve. È una nuova era della Juve, perché quello che abbiamo visto fino adesso lo dobbiamo mettere da parte. E quindi, per quanto mi riguarda, da domenica sera inizia un nuovo campionato per la Juve, un campionato a 15 tappe, in cui devi fare verosimilmente 15 per 3. Non dico che dovrà essere necessariamente 15 per 3, ma dobbiamo avvicinarci molto a quei 45 punti, eh? Anche perché partite grosse, c'è l'Inter, c'è l'Atalanta, le ultime due c'è la Lazio e la Fiorentina. Su 15 ne hai 4 abbastanza complicate, le altre sono tutto contro squadre di livello molto abbordabile. Quindi ribadisco, non, magari non 45. Ma molto, ma soprattutto perché tu quegli errori li hai già fatti, cioè quei punti che hai lasciato portare ormai li hai già fatti. È vero, togliamo quelle prime 4 giornate, la Juve è molto in alto, però quelle 4 giornate le hai giocate e hai perso dei punti, punti che nemmeno Vlahovic, Zaccaria, la cessione di Ramsey, la cessione di Bentancur, la cessione di Kulusevski, qualsiasi mercato non ti avrebbe restituito quei punti, neanche l'arrivo di Pogba, Mbappé, Haaland, il ritorno di Ronaldo, l'arrivo di Donnarumma, nessun mercato. Nessun mercato al mondo ti avrebbe ridato i punti che hai lasciato per strada. Ed è per questo che vi dico, il nuovo campionato è fatto di un percorso a tappe che dovrà aiutarci ad avvicinarci a quei 45, già a partire da domenica. Ma non iniziamo a caricarci le aspettative della serie ora siamo invincibili. Perché quando abbiamo pensato, cavolo, siamo invincibili, che sono iniziati i problemi. Quando nel momento di massimo splendore della Juve aggiungi Cristiano Ronaldo e pensi, inizia a stare un po' stretta l'Italia, è ora di puntare all'Europa. Icaro ha volato troppo vicino al sole, quelle ali di cera si sono sciolte, si è schiantato al suolo e non ha fatto una brutta fine. Mi sembra un po' il percorso della Juve. Quindi sì, pensare positivo. Sì, la consapevolezza che c'è una nuova squadra. Sì, il cercare di puntare vicino a quei 45 punti. Ma no l'esaltazione. No il volere a tutti i costi tutto e subito. Ma la voglia di provare, già da domenica con la Sverona, a vedere una nuova Juve. Ma non esaltiamoci e non deprimiamoci di fronte a risultati che potrebbero essere non all'altezza delle previsioni dopo un mercato assurdo. Perché ricordiamocelo. Io ho dato 10 lodi al mercato della Juventus, la perfezione per gennaio. Però poi passa dal campo. Puoi fare il mercato che ti pare, ma poi è il campo, allenatore e giocatori. Ora la dirigenza ha fatto la sua parte, rimangono gli altri due interessati nell'equazione.